Ciao a tutti Cugge e ben ritrovati alla vostra AndreLink91, sono io che Watch 2. Secondo boss dell'inferno infinito, secondo circolo, secondo boss. Ho fatto i compiti e ho scoperto che è Suimo. Quindi ci aspetta un'altra lotta contro lui. Ad ogni modo per questa lotta voglio levare Velenombra e mettere Malonian. Questo perché Malonian è molto più forte di Velenombra al momento. Velenombra poi ha altri pregi, ma lo userò quando sarà un pochino più forte. Inoltre ho messo anche Linguermiera, molto molto utile per curare i punti salute dei miei yokai. Piccola precisazione, su Imo ho fatto un fail clamoroso nel combatterci contro. Lo vedrete più avanti. Per il momento vi lascio al video, questo era un voice over. Quindi andiamo al video vero e proprio. Bene, dunque, come ho detto, il boss è Suimo. E a quanto pare sono abbastanza forte per il livello di questi yokai, quindi non mi attaccheranno. Mi sto allenando molto contro Lethal Dama, perché comunque sia il modo migliore per allenarmi al momento. E inoltre mi sono fatto amico diversi toro veggenti, quindi l'ho potuto trasformare con l'acqua eterea e farli diventare appunto toro veggenti, cioè l'evoluzione è toro veggente. Ad ogni modo, toro veggente trasformato in essenza con la gemmagia ti fa ottenere più punti esperienza dopo uno scontro, ed è molto utile. Ok, se è a livello 1 ricevi il 2% in più di punti esperienza, se è a livello 10 il 20% in più. Io ne ho uno a livello 10 e due a livello 4. Quindi insomma ricevo abbastanza punti esperienza, ma pian piano le porterò 6, almeno 6 ne devo avere, al 10. Dunque Suimo, eccolo qua, guardate quanto è bello Suimo. È uno dei miei boss preferiti comunque sia, perché è divertente, non è classico boss palloso. Almeno qui si danza un pochino. Suimo! Ai ai. Ah, cos'è? È una meravigliosa coreografia per delle persone così anziane. No, quei vecchi signori, non vedi altro di cui dovremmo preoccuparci? Beh, suppongo che tutti quei passi di danza, malgrado i corpi sottili, siano... Ma no, non le alghe di mare, il maiale in mezzo! Lui? È un yokai piuttosto comune, lo definirei un ordinario. un ordinario esemplare, ma come? È classico. Ah, poi... voi non lo sapete, ma io... ho trovato il modo, per conto mio, per una volta tanto, di farmi amico Trisalamandra e anche, come si chiama, Phantasmurai. So anche come farmi amico Termaiale, però non me li faccio amici, o meglio, non faccio il video, ma anche se me li facessi amici non li userei, perché non sono interessato ad usare certi tipi di yokai. Io più che altro mi piace finire il gioco con la squadra che ho dall'inizio del gioco. Ora, per forza di cause maggiori, devo per forza usare diversi yokai, fare cambi, perché se no su Imo non lo batto. Come ho detto, sapevo che c'era lui, ma mi sa che sono un pochino più forti. È molto più forte. Accidenti. I miei yokai li fanno pochissimo. Poi sto vedendo dallo schermo del computer, perché comunque sia la capture card ne ho ordinata un'altra, ma non so quando mi arriva. Quindi spero non ci metta 9 mesi come l'altra. Vedere dalla videocamera lo schermo sul computer insomma è un po' palloso. Non si capisce bene quello che succede, nonostante la qualità sia abbastanza decente. Accidenti, dai Linguermiera, dai. No, no, no. Oh, vabbè, niente. Sì, si cura per conto suo. Che poi non è che me ne dia proprio tanti Linguermiera di punti salute, eh. Devo aumentare l'energy max. Dovrebbe averlo al 2 se non sbaglio l'energy max. Oh, ma lo spillo. Ma non l'avevo messo sulla bocca lo spillo. Porca miseria, dico, ma com'è che non si crepa mai questo? Lo spillo non stava sulla bocca. Porca miseria. Ma fortuna che ci ho guardato bene, perché sennò
Perché praticamente per combattere il termaiale, o su Imo è uguale, bisogna mettergli lo spillo sulla bocca, colpirlo in testa e quando va a terra lascia appunto l'ombelico scoperto. Ed è lì che bisogna poi puntare lo spillo. Ero sicurissimo di averglielo messo sulla bocca. Ha detto. Dai che ci siamo quasi ragazzi, dai. Se fa... Dai. Ventre rovente, com'è che si chiama? Ardente mi pare. Cosa mossa peculiare. Buono, ecco ventre ardente. Ai, questa fa male. Chi attacca prima lui? Da accidenti. Darknian è vigilante. Haha, bitch. Damn, boy. Come? Non era puntato lo spillo. Maledizione. Ma perché non me lo punta lo spillo? Dopo dice uno si arrabbia. Per forza, non mi funzionano le cose. Termini tecnici, funzionano le cose. Ragazzi, questo è un termine tecnico da youtubiano, eh. Imparate anche voi. Ah, dai, ce la faccio. Quanti punti, eh? No, però con un paio di attacchi dovrei farcela, eh. Oh, ci siamo. Un attacco basta. Anche l'inguermiera può attaccarlo. No, l'inguermiera fa paradiso, meglio. Ok. Eccolo qua, il salsicciotto è andato al tappeto, baby. E anche il boss dell'inferno infinito, secondo circolo, è andato al tappeto. E per il prossimo mi servirà il livello 75, almeno, se questo era così forte. Comunque sia Cuggio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video che spero sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione ci sono dei link per Facebook e Twitter. Nel prossimo video, prossimo boss dell'inferno infinito, spero anche due. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!